Cari amici di Telebari, bentornati a Tempi Supplementari. Tempi supplementari, cara Tatiana, cara Alessandra, che sono fondamentali, perché di questi tempi ogni secondo è prezioso. Per forza. Tema della puntata, taglia che ti passa. Con Tempi Supplementari stiamo facendo un viaggio all'interno delle redazioni e dopo aver sentito Feltri, Peter Gomez e Alessandro Sallusti ci faceva piacere sentire un esponente, un gradito e ottimo collega delle nostre parti del sud, del meridione. Diamo il benvenuto al caporedattore centrale de Il Mattino, benvenuto veramente ad Antonello Velardi. Ciao Antonello! Buonasera, ciao, buonasera, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori, buonasera, grazie. Allora Antonello, Il Mattino è un giornale senza ombra di dubbio prestigioso ed è un giornale che può vantare un primato rispetto a tanti altri. Si dice sempre che a Napoli ci sia... Io sono mezzo partenopeo, tu lo sai. Si dice sempre che in Campania... Tu sei mezzo partenopeo, io sono stato per lungo tempo lì a Bari a lavorare e ho portato Bari nel cuore, ho portato la Puglia nel cuore e diciamo, come dire, ho capito e ho visto anche come la Puglia ha fatto dei passi da gigante e quale ruolo ricopre nel mezzogiorno. Tornando alla mia parte per metà partenopea, si dice sempre che a Napoli insomma si è un po' superficiali. Abbiamo scovato una foto meravigliosa di Andy Warhol che si innamorò di Napoli. Prego la regia di mandarla perché è una vera e propria chicca, una chicca sudista, fammelo dire, io amo il sud, amo profondamente la mia terra. Fate presto, è uno scoop ed è un qualcosa che va attribuito al Mattino di Napoli, quello è Andy Warhol e quello è il suo titolo. Altri giornali di Milano hanno utilizzato, non impropriamente, ma hanno utilizzato questo titolo, fate presto, ma sembra che la trovata, la genialata sia venuta... nella pianura padana, non è proprio così. No, attenzione, allora diciamo raccontiamo la cosa così come è avvenuta. Io non c'ero a quei tempi, fate presto, è un titolo storico. Sì, però Antonello, stavi per arrivare. È un titolo storico che del Mattino, il titolo fatto non... il primo giorno del terremoto 23 novembre 80, non la mattina del 24, ma fatto la mattina del 25 novembre, perché si capì che cosa era effettivamente accaduto e che tipo di disastro immane c'era in Campania e in Basilicata. Per cui il direttore del Mattino di allora, Roberto Ciuni, siciliano quindi uomo del sud, si inventò questo titolo che poi è stato un titolo che ha avuto un effetto dirompente ed è entrato nella storia dell'unico caso, ripeto, l'unico caso di un titolo che è stato poi completamente ripreso in un'opera d'arte che è quel quadro famoso di Andy Warhol. Attenzione, quadro che è rimasto esposto per lungo tempo a New York, poi a New York adesso ce n'è una copia, quindi quel titolo del Mattino è a New York, adesso quell'opera è in una sala della Reggia di Caserta dove è stata nel frattempo trasferita la collezione dei quadri di Andy Warhol e questo titolo, fate presto, è un titolo che cinque mesi fa, ha ripreso il sole 24 ore. Io lì volevo, in maniera subdola quasi, insomma, volevo sottolineare un merito nostro, ecco, perché mi sembra anche giusto. Però, sì, hai ragione, è un merito nostro, assolutamente, però... fammi raccontare ancora un altro pizzico di verità. In quel mattino lì del novembre 80 non lavorava ancora, non c'ero io, non c'era neanche allora quello che poi è adesso il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, ma Roberto Napoletano, che è napoletano, napoletano anche lui, napoletano di nome di fatto, praticamente lui lavorava a Napoli, un altro giornale qui a Napoli, poi andò a lavorare, è venuto a lavorare qui al Mattino e lui ha voluto riprendere quel titolo proprio perché faceva parte della storia di un giornale che è stato anche il suo giornale, l'ha voluto riproporre lì al Sole 24 Ore, lì come dire al nord, al giornale del nord. Diamo a Cesare qualche dicesare, ma volevo appunto ribadire ciò che tu dicevi, cioè c'è un circuito, come dire, tra virgolette meridionale attorno a quel titolo, perché è un titolo fatto da un siciliano, da Ciuni, su un giornale napoletano, Il Mattino,
ripreso poi da Andy Warhol in una mostra che adesso è a Caserta, ripreso dal Sole 24 Ore che è a Milano, ma da un diretto. E ne stiamo parlando noi che siamo a Bari, più di così. Perfetto. Antonello, perfetto. Un aspetto molto importante legato al mondo nel quale oggi noi viviamo è appunto il tempo, perché esatto, qui sembra che l'unico obiettivo sociale e statale sia quello di ridurre il tempo di una metamorfosi vera e propria del mondo del lavoro, e molti giovani oggi hanno una parola che li accompagna sempre, perennemente, che è speranza. Prima di tornare a parlare con te, vediamo e sentiamo assieme un piccolo estratto di un'intervista concessa da Mario Monicelli al collega Bianchi di Servizio Pubblico. Maestro, la speranza di cui parlare è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni. La speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Tanto perciò adesso state buoni, ci sarà l'aldilà. Così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra 2 o 3 mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera. Sì, sì, state buoni, vanno a casa e stanno tutti buoni. Abbiate speranza, mai avere la speranza è una trappola. È una cosa infame, inventata da chi comanda. E come finisce questo film, maestro? Come finisce? Non lo so, finisce... Ma io spero che finisca in una specie di... Quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione. Rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. C'è stata in Inghilterra, c'è stata in Francia, c'è stata in Russia, c'è stata in Germania, dappertutto, meno che in Italia. Quindi ci vuole qualche cosa che riscatti veramente questo popolo che è sempre stato sottoposto, nel senso, 300 anni che è schiavo di tutti. E quindi se vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici, se no va dalla malora per come sta andando, ormai da 3 generazioni. Antonello, le cose più belle che io ho sentito su questo paese, sì, sul popolo italiano, vengono dalla voce, oltre che dai film, di un ultra novantenne. Questo, sì, significa, sì, che la parola rottamare non deve essere, sì, collegata per forza agli over, ma anche a qualche, sì, under che ha idee ben diverse da quelle di questo giovincello, sì, che ha paura, sì, che ha paura di morire in un'Italia che non gli piace. Purtroppo è andata proprio così. Sì, io ricordo questa intervista di Monicelli, del maestro. Dunque, condivido gran parte delle cose che dice il maestro, c'è però, diciamo, una questione che è una questione ulteriore che io volevo sottolineare, cioè il problema è un problema italiano, sicuramente c'è una specificità italiana, ma è un problema più complessivo che riguarda tutta una fetta, avremmo detto una volta, del mondo occidentale, ma non solo del mondo occidentale. C'è un problema più generale di sistema, e qui praticamente si capisce pienamente che c'è stato un fallimento della politica, cioè di chi doveva elaborare le politiche, e che non è riuscito a governare per molto tempo l'economia, ovvero la finanza. Mi spiego meglio, la questione della speranza è una questione che riguarda non solo l'Italia, riguarda anche altri paesi, ed è un problema drammatico perché per la prima volta, ecco, questa è una questione che gli stessi professori a scuola che hanno a che fare, sono con i ragazzi ogni giorno, per la prima volta noi abbiamo un problema, e cioè una generazione successiva sta peggio della generazione precedente. La storia ultima, negli ultimi 100 anni, 150 anni, è stata una storia che ci ha fatto capire che la generazione successiva stava meglio della generazione precedente. Noi invece ci siamo avviati verso una direzione per cui la generazione successiva non sta meglio della generazione precedente. Quindi a questo punto qua tu che cosa fai? Ai ragazzi a scuola e devi dire ai ragazzi, sì, state studiando, state facendo tutto, vi state impegnando, ma però perché attenzione, lo state facendo? Nella generazione del passato, perfetto, caro Antonello, perfetto, scusa se ti disturbo, perfetto, c'era una certezza, lavora, sì, perfetto, studia, perfetto, e perfetto, avrai qualcosa. Il disamoramento, perfetto, verso il paese
e verso le istituzioni, perché non ricordiamoci e non dimentichiamo che il dramma più grande in questo paese è la presa a schiaffi continua delle istituzioni. Non serve a nulla niente. Sì, ma perché c'è una incapacità di gestione dei processi e quindi una incapacità di elaborazione delle politiche per far sì che la società sia meglio, che un popolo stia meglio. Sia meglio nel senso che abbia una prospettiva davanti, miri a qualcosa, abbia, come dire, un obiettivo, abbia una visuale. E adesso noi, l'Italia, ma ripeto, non è soltanto un problema italiano, poi in Italia, in alcuni posti ancora più accentuato che altrove, non c'è una prospettiva, e quindi le nuove generazioni, questo problema di non avere una prospettiva, lo accusano molto di più, perché è una faccenda ovviamente che ha dei riverberi anche sul piano psicologico. Ci sono delle università italiane che hanno rifiutato Rubbia e adesso insegna in America ed è il quarto premio Nobel italiano per la fisica. E sempre in chiusura, ricordiamo una cosa, la forza di un paese si misura dalla qualità dei giovani. A fine 2011 i giovani, leggiamo i dati della Repubblica, oltre che del Mattino, del Corriere, di tutti quanti i giornali che fanno veramente un lavoro mirabile, su questo era al 12,6%. Si rischia nel 2013, a fine 2013, di arrivare a un 26% di disoccupazione. Nel frattempo scopriamo che la Fiat decide probabilmente di abbandonare gran parte degli stabilimenti di questo paese e di fondersi... Speriamo di fondersi con la Chrysler. C'è un prestito da parte dei principali gruppi bancari internazionali, 10 miliardi di euro. In conclusione, 10 miliardi di euro per consentire un'azienda italiana di andare via. Non ne basterebbe la metà per salvare qualche azienda in Italia? Sì, io sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Ma soprattutto io dico di più, i soldi, gli investimenti vanno fatti per la formazione, per aumentare il livello qualitativo di quelle che saranno le classi dirigenti. Il problema, come dire, è quello di alzare l'asticella, di rendere il sistema sempre più competitivo. Da questo punto di vista io ho qualche dubbio, soprattutto con la proliferazione delle università, ormai con l'università sotto casa, ogni città, ogni capoluogo di provincia ormai ha l'università, l'università ha fatto la fine dei licei, io ho qualche perplessità su questo, cioè sul fatto che le università siano davvero dei centri di diffusione del sapere, siano davvero, come dire, rispondono davvero al concetto dell'accademia. Da questo punto di vista io ho delle grosse Antonello, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi a tempi supplementari. So che abbiamo interrotto anche per te una riunione di redazione, ma noi siamo felici di questi piccoli scippi. Grazie. Io sono molto contento. Grazie. Buon lavoro. Ancora ad Antonello. Grazie ancora ad Antonello Velardi del Mattino. Era giusto anche ricordare, insomma, che Warhol ha fatto ha esportato qualcosa di italiano. Capita, ragazzi, capita. Grazie veramente per essere stati in nostra compagnia, mia, di Alessandra e di Tatiana, qui a tempi supplementari. Alla prossima settimana, grazie.